Francesco, 20 euro i biglietti ai tifosi del Matera. Anche se non è stato accontentato Braglia, perché Braglia all'andata disse al ritorno faremo 25, ma così poi non è stato. Vabbè. Forse voleva fare la cresta sul biglietto. No, non credo proprio, non credo proprio. Comunque, a me di questa storia mi dispiace forse per i tifosi del Matera, che comunque, no, per colpa della loro società che è andata a prelevare dalla tasca dei tifosi del Lecce, del Benevento, del Foggia in qualche nel modo, giorno di andata, adesso stanno pagando. In qualche modo in questa Lega Pro, Francesco, si deve fare cassa, perché non ci sono introiti. Però poi a un certo punto è chiaro, quando chiede 30 euro a un tifoso, è chiaro che è peccato chiedere soldi ai tifosi, però ci sono alcuni presidenti che speculano su queste situazioni, diciamo. Però resta il fatto che comunque il Lecce, a mio modo di vedere, ha fatto bene, perché insomma anche una sorta di giustizia nei confronti di chi poi è andato a Matera nonostante il prezzo salato del presidente Columella. E quindi va bene così, dai, va bene così. Però ora c'è da pensare, insomma, pensiamo a questa partita, che secondo me è sfida, la più difficile di pensiamo tutte. Alla sfida di domenica, che è una partita molto molto difficile. Superato questo scoglio, secondo me un po' in discesa saremo. Beh, Matera più che uno scoglio è un grande sasso da superare, no? Però speriamo che il Cosenza dovrà poi ospitare il Benevento. Speriamo che siano buoni come il loro pane. Speriamo, anche se ingrassa, però insomma. Io sono a dieta, non so se si vede. Sì, si vede, ultimamente stai vestendo di chiaro pure perché ormai me lo posso permettere. Sì. Ma e oggi perché sei vestito di scuro? Non si sa. Ma è sempre più chiaro del nero. È più chiaro, vabbè. Volevo sapere se oggi mi porti qualcuno, perché ormai stai latitando, Francesco, ormai non mi porti più nessuno. Beh, dopo Legittimo non mi ha portato nessuno. Beh, dopo Legittimo oggi ti porto chi? Ti porto un uomo che con il Lecce non ha niente a che fare, ma che di calcio ne mastica e come. E ti parlo di Fabio Cordella, ex DS dell'Honved di Budapest. Nonché l'uomo che lo conosciamo. Conosce molto bene Raffaele Alcibiade, il difensore del Lecce, l'uomo che già quest'estate provò a imbeccare Alcibiade a Lecce, poi ci fu asta Alcibiade, vabbè, poi ne parleremo con lui. Sì, ma ci potrà parlare molto bene di Vexei, che l'ho avuto pure sempre lì all'Honved, e anche di qualche altro giocatore che poi il Lecce non ha preso, non per volontà di Trinchera o di Romualdo Corvino, ma per volontà dell'allenatore precedente, che di Asta. Sì, di Asta, che gradiva insomma tutt'altro tipo di giocatore. Comunque ne parliamo con il DS Cordella. Andiamo a prendere. Buongiorno. Eccoci qua, Vittorio. Buongiorno. Ti ho portato il direttore. Sei stato di Fabio Cordella. Ciao Vittorio, Fabio. Come stai? Bene, tu come stai? Stanco. Perché? Io sono sempre stanco. Perché? Ma sei in vacanza oppure sei al lavoro? In vacanza si fa per dire, purtroppo. Sempre in movimento. Una vacanza di lavoro, allora. Una vacanza di lavoro, bravo. Quindi domenica non ti salti il Matera? Sarai dei nostri o no? Me lo salto perché parto domenica mattina, purtroppo.
destinazione America, che so che tu ogni tanto vai da quelle parti, no, per visionare, no, no, i giocatori. Domenica vado su a Milano, ho delle cose da fare fino a venerdì. Che non c'entra niente con il calcio, allora. No, poi torno venerdì e parto domenica a una destinazione un po' più lontana. Vado a Taipei. Ah. Taipei, Taiwan. Ah, però. Quindi, che cosa ci dici? Parliamo di cose più serie, dai. Cosa ci dici di questo Lecce? Ah, il Lecce sta facendo bene, benissimo. Sono contento perché, vabbè, per Stefano soprattutto, per i ragazzi, per la piazza che se lo merita, sta facendo bene, dai, Lecce, sono contento. Tu hai avuto modo di vedere sia Foggia che l'ultima in campionato in casa, no? Io Foggia l'ho vista sul telefonino, ero fuori, ho visto l'ultima, sì, in casa, vinta contro il Catanzaro, una vittoria bella larga, e contro il Foggia mi è piaciuto di più. Detto tra noi, ho visto un po' più di gioco, ho visto una squadra più organizzata. Contro il Catanzaro, paradossalmente, anche se il risultato farebbe dire ma questo è pazzo, non mi è piaciuto come ha giocato il Lecce. Ma questo perché? Perché forse con il Foggia si giocava a viso aperto, quindi con il Foggia ho visto una squadra che giocava a calcio, a parte, lasciamo stare l'agonismo e tutto il resto. Contro il Catanzaro invece non ho visto una squadra che giocava a calcio, tant'è vero che fino al 2-0, se non erro, di Dumbiano, ho fatto il secondo gol Dumbia, il Lecce non ha avuto la matassa del gioco, giocava il Catanzaro, il Lecce si affidava a situazioni di Moscardelli o di Surraco o Dumbia. Gioco o non gioco, a parte il Cosenza dove abbiamo preso 3 reti, sì. Questa difesa è diventata impenetrabile da quando c'è il Cibiade. Sarà un caso. Guarda, Alcibiade chiaramente lo sta dimostrando lui sul campo. Alcibiade è un giocatore importante, non è un giocatore per questa categoria, chiaramente lo si vede ogni partita. Sì, e chiaramente il Lecce ci ha guadagnato con un giocatore. La storia così. Un po' particolare quella di Alcibiade, no? Hai avuto già modo di raccontarcela in un'intervista qualche mese fa su Pianeta Lecce. Come faceva un giocatore così forte? Facciamo il riassunto della situazione. Che era successo? Come mai Alcibiade a 25 anni, un giocatore di questo livello, a parametro zero, libero? Raccontiamolo. Questi sono i misteri del calcio. Sono i misteri del calcio. Diciamo a malincuore per il club che l'ha comprato, perché Alcibiade io l'ho portato in Ungheria 3 anni fa. 3 anni e mezzo fa. Con l'esattezza, ho portato lui, Lanzafame e Martinez nel mercato invernale della stagione 2012-2013, e dove precedentemente giocava in Serie B in Italia, poi andò alla Carrarese in prestito sempre dalla Juve, aveva sempre giocato ma con un rendimento un po' particolare. Particolare perché la squadra non andava come doveva andare, Buffon e gli altri, perché sapete la Carrarese, all'epoca era di Buffon, avevano costruito un organico, puntavano ad andare in Serie B, chiaramente Alcibiade, nazionale Under 20, nazionale Serie B l'anno prima, giocatore importante, peraltro fino a 2 anni fa il suo contratto, il suo ingaggio lo pagava ancora la Juventus, e parliamo di un calciatore che oggi ha 25 anni, 2 anni fa ne aveva 23 e dall'età di 14 anni è sempre stato nella Juventus, dunque la Juve ha sempre creduto in questo profilo. Nonostante questo la Carrarese non andava come doveva andare, lui non si trovava bene, non riusciva ad esprimere quello che era il suo potenziale, e io, a dispetto di tutto quello che si diceva, che magari era una delle tante meteore, no? Che si parla benissimo da ragazzino e poi un po' scomparso, io ho avuto... Hai creduto in lui? Ho creduto in lui, tra virgolette, non per presunzione, posso dire di aver visto meglio degli altri, perché ho sempre pensato che se uno è bravo da piccolo e si vede che va un passo più avanti degli altri, e lo dimostra settimanalmente, poi, sì, è vero,
può succedere che uno sbaglia una partita e tutti subito a criticare e fare, ma se tu vivi il calciatore settimanalmente... Purtroppo nel calcio contano tanti fattori, tra cui magari l'ambientamento del calciatore, no? No, non parlo di questo. L'ambientamento, tu vedi uno che non rende anche durante gli allenamenti, ma se un calciatore come Alcibiade lo vedi in crescita sempre, ogni settimana ti fa vedere una cosa diversa positiva. Sì. Un miglioramento, è inspiegabile che non risponde sul campo domenica. Dunque bisogna analizzare tanti fattori. Alcibiade è venuto all'Honved, all'inizio era un po' scettico, nonostante, sai, il blasone del club, perché l'Honved conosciamo bene. Io ti dico di più, apro una piccola parentesi. L'anno scorso, durante il ritiro estivo, quando avevo Vierco dall'Honved, ho invitato il Galatasaray, c'era Cesare Prandelli. Sì. Andiamo a cena la sera e lui mi dice, mi fa questa domanda, dice: direttore, ma tu sai che club dirigi? Dico: caspita, certo che lo so, l'Honved di Puskas. Chiaramente davanti alle telecamere non vi dico cosa mi ha detto. Spero cose belle. No. Mi ha trattato da incapace, chiaramente usando degli aggettivi che davanti alle telecamere, chiaramente l'amicizia. Vabbè, non si possono dire. E mi ha spiegato appunto quella che era la storia dell'Honved, cioè un club che negli anni 70 ha rivoluzionato il calcio che oggi vediamo tutti. Certo. Dunque mi ha fatto capire maggiormente l'importanza del club che dirigevo già da 3 anni. E detto questo, chiudo la parentesi. Ho cercato prima ancora, perché chiaramente non sapevo queste cose, ma conoscevo tutto del club che dirigevo, di spiegare ad Alcibiade dopo e Lanzafame prima. Peraltro Davide Lanzafame ha accettato subito e lì è stata un po' anche la sua fortuna, perché si è rilanciato come calciatore. Sì, anche lui si era un po' perso. No, si era un po' perso per le vicende del calcio scommesse, sì. No? Un giocatore, un talento. Palermo compra la metà per 5 milioni alla Juve, l'altra metà poi se la compra il Catania per 5 milioni, un ragazzo che a meno di 25 anni valeva già più di 10 milioni di euro, poi Lanzafame, tutti sappiamo quello che ha fatto a Parma, quello che ha fatto a Bari. Che se l'è preso a braccetto con Antonio Conte, con Bonucci e gli altri, ha portato il Bari in Serie A, stravincendo un campionato nella stagione 2007-2008, no? 2008-2009, scusate. E niente, cosa succede? Li convinco, Alcibiade, ripeto, era un po' più scettico, non parte benissimo, però già dopo la seconda, terza giornata inizia a far vedere quello che era. Chiaramente l'entusiasmo pure delle vittorie che facevamo ha fatto la sua. Quell'anno... È entrato nel gruppo, la lingua, insomma, forse era quella che gruppo, bloccava, sì, il ragazzo. Chiaramente, la lingua blocca un po' tutti quando si va in un posto dove non c'è la nostra lingua madre. Però, fondamentalmente, il gruppo era misto tra calciatori provenienti dall'Africa, dall'America Centrale, America Latina, Italia, Francia. Non era solo il suo il problema, diciamo. Non era solo il suo, il problema era di tutti. Lo staff completamente italiano, perciò... Sotto questo aspetto si è ambientato subito e niente, ha fatto vedere quello che era, tant'è vero che da lì a poche giornate era perennemente nel top 11 del campionato. Stagione successiva la fa la grandissima, sempre con Cosimo in guscio e Marco Rossi come allenatori, tant'è vero che fino alla l'ottava giornata prima che finisse il campionato l'Honved era a 3 punti dal primo posto. Sì. Dunque ci eravamo ripetuti e stavamo andando alla grande con una solidità che era quella difensiva, chiaramente con Alcibiade attore principale di questa difesa che era una delle più forti del campionato. E chiaramente il ragazzo è cresciuto, ha iniziato a prendere fiducia nei suoi mezzi e ha fatto vedere sempre quello che era. La dimostrazione è stata che la stagione successiva, trascorsi i 6 mesi, io l'ho venduto all'Aradash. E qui arriviamo al discorso che il ragazzo come fa ad essere libero. In effetti non era libero, perché l'Aradash spende una cifra importante per il prestito, con un'opzione... Mi sembra sui 50.000 euro. Solo il prestito per 6 mesi, 50.000 euro, più chiaramente l'ingaggio totalmente pagato dall'Aladash. E a numeri diversi di quelli che erano l'Honved. L'Aladash, scusa, dove giocava Tommaso Rocchi pure? Sì, dove Tommaso Lazio. Rocchi. Lazio, Inter, Tommaso Rocchi è un'icona importante del calcio italiano. E lo compra, lo prende in prestito l'Aladash, paga il prestito,
con un'opzione di riscatto che doveva esercitarsi entro la fine del mercato, dunque il 30 agosto. In Ungheria chiudeva il 30, in Italia chiudeva il 2 di settembre. Riscattano questo ragazzo per una cifra importante, parliamo di 200.000 euro, importante per quel campionato. Certo. Lo riscattano. Il segretario dell'Aladash commette un errore, cioè quello di non registrare il contratto di prestito, dunque dare continuità, perciò il ragazzo federalmente si svincola, anche se è stato comprato. Sì. E gli propongono un contratto. Questo contratto che gli viene proposto a Raffaele era diverso da quello pattuito. Chiaramente il ragazzo non accetta. Da lì inizia una diatriba importante. Loro si mettono a fare i duri, pensano che il ragazzo firma a condizioni scandalose. Ed ecco perché Raffaele Alcibiade ad agosto, nonostante avesse fatto il ritiro prima con l'Omved e poi con l'Aladash, si trova completamente libero. C'è stato l'inserimento del Bari, mi sembra, che ha provato a portarlo, sì, ma poi non se ne fece niente. Non ce lo potevi portare prima. E io ho cercato di portarvelo prima perché, sapete, con Stefano siamo molto molto sì, amici. E avevo visto, chiaramente, che qualcosa vi serviva e ho cercato appunto di farvelo prendere subito. L'allenatore che aveva il Lecce all'epoca dice che è un giocatore che secondo lui non era all'altezza dell'organico. Addirittura. Quindi parliamo di asta. Purtroppo sì. E Alcibiade non viene. Il Bari, eravamo d'accordo, o meglio, erano d'accordo anche l'Aladash e tutti quanti su prendere Alcibiade già in quel periodo. Subentra un agente che dice il ragazzo si potrà prendere senza spendere una lira, perché io chiaramente, sai, nel calcio, anche se non è così, si va avanti perché è bello comportarsi bene con tutti, no? Io ho cercato anche in questo frangente con l'Aladash, con Stefano Trinchiera, avevo parlato, ho detto è vero che il ragazzo è libero, ma c'è un club che ha speso dei soldi, sì, un mini risarcimento, riconosciamo di qualcosa anche il patrimonio, una percentuale sul patrimonio si è valorizzato il calciatore. Certo. Poi è subentrato un agente che non è l'agente di Alcibiade. Alcibiade gli ha firmato una procura a gennaio per dargli una mano nel mercato invernale, peraltro ha millantato pure di averlo portato lui a Lecce, che non è vero, il Cibiade è venuto da solo perché io ho detto al direttore che era libero. Non capito. La cosa è nata così, nessun agente ha mai proposto Raffaele al Cibiade a Lecce. Il Bari, tornando al Bari, dopo che qualcuno gli dice al presidente che eravamo già d'accordo sui numeri, gli spiego tutto quello che era. Ah, ok. Scrive il presidente del Bari e leggi tu cosa scrive. Ah, praticamente questo è successivamente un dialogo tra te e il presidente Pavaresta. Sì, cosa scrive? Si può prendere gratis? Scrive Pavaresta. Si può prendere gratis perché? Perché era subentrato qualche altro agente millantando cose non vere, o meglio, vere fino a un certo punto. Dice no, fai un'offerta che si può prendere gratis, un po' come è successo con il Lecce. Sì. E chiaramente il ragazzo, per moralità, all'epoca ha deciso di non andare gratis perché non era giusto in quel periodo. Nonostante... Ha guadagnato punti al Cibiade. Al Cibiade è un grande. È un grande. Già che è arrivato Bari, Lecce e lo amano. E Lecce ha vinto anche un derby così. sì, dai, diciamo che il primo derby l'ha vinto il Mentre Lecce. C'è un altro giocatore che hai avuto all'Omved, che è a Lecce, purtroppo fatica a trovare spazio, ma è un giocatore che a noi piace tantissimo. E lì parliamo proprio di un ungherese allo stato puro. Parliamo di Vecsei, come mai? Innanzitutto ti correggo, non si chiama Vecsei, ma si chiama Vecsei. Vecsei. Si chiama Vecsei. Vittorio Vecsei si chiama, Vecsei. Non Vecsei. Ecco Bali. Perché non si girava quando lo chiamava. Bravo, si chiama Vecsei. Vecsei Balint è un giocatore importante. Molto importante, e a Lecce potrebbe essere tanto utile. Purtroppo il Lecce attua un modulo non adatto a Balint, perché Balint è una mezzala e non è una mezzala destra, è una mezzala sinistra, perché purtroppo lo avete visto, io non lo farei mai giocare in quel ruolo. Ala. Chiaramente non voglio mettermi al posto dell'allenatore, sicuramente l'allenatore aveva avuto le sue buone ragioni. Ho visto molto bravo con gli inserimenti, è un giocatore tatticamente fortissimo. Quando parliamo di un calciatore che tatticamente è fortissimo,
abbiamo già fatto l'80% del lavoro. Vedrebbe una porta strutturato fisicamente. Beh, è un nazionale ungherese, sta nel giro della nazionale. Sta in Lega Pro per sbaglio. È un giocatore. Sta in Lega Pro non per sbaglio, perché chiaramente ci sono. Ha tutto da dimostrare, però le qualità. Sì, per me non ha niente da dimostrare, con tutto il rispetto per il Lecce e per la Lega Pro, perché Vecei è un giocatore vero. Purtroppo a Lecce non l'ha ancora dimostrato, o meglio, ve l'ha dimostrato all'inizio. E poi ha sofferto quello che era la preparazione a Lecce, perché tanti non lo sanno, ma in Ungheria il campionato inizia a luglio. Quando il calciatore è arrivato qui aveva già 5 partite di campionato sulle gambe, dunque una preparazione fatta ad hoc per quello che è la sua struttura, ed era nel pieno della forma, era al 100%. Purtroppo, arrivando in un club che aveva appena iniziato la preparazione, dunque un lavoro diverso da quello che doveva fare il ragazzo, io è stato riappesantito forse? È stato riappesantito, chiaramente con una struttura con del genere, quando gli togli la brillantezza nelle gambe, tu puoi anche essere Messi, ma se gli altri vanno il doppio della tua velocità, tu la palla non la vedi mai. Dunque ha sofferto questo un po' all'inizio, poi è stato messo da parte, secondo me è stato trattato male da tutti. Sì. Nel senso, non dico tutti, parlo gli addetti ai lavori, perché diciamo che i risultati che stanno dando ragione a Braglia consentono purtroppo ad altri, cioè, non dico che è colpa di Braglia, perché Braglia chiaramente ha ereditato questo calciatore e avendolo deve cercare di utilizzarlo se individua quella che è la sua posizione. Certo. Purtroppo per Lecce, buon per lui, buon per il Lecce, buon per tutti. Ha scelto un sistema di gioco che lo penalizza. Ha un metodo di gioco non adatto a Vecei, perciò nel momento in cui gioca, magari gioca in una posizione non sua, ti dico destra perché viene invertito. Però secondo te, il calciatore per impostare deve sempre secondo girarsi. Te un allenatore non deve cercare sempre il modo, adesso non parliamo di Braglia, però in generale un allenatore non deve trovare il modo di inserire tutti i talenti che ha in squadra se ha la necessità, ma se i risultati non c'è questa necessità. Se i risultati dicono il contrario, dunque non hai necessità di quel profilo, non devo adattare il mio modo di essere, di fare, perché devo far giocare un giocatore, assolutamente no. Se ci saranno le circostanze dove dovrà utilizzare quel profilo, sì, cercherà di adattarsi. Chiaramente io che lo conosco bene, Vecei non può giocare a destra, non può giocare a destra perché fa fatica, perché se controlla di destro ed è di spalle, si deve girare sul piede suo, ci mette un po' di più, ci mette quell'attimo in più, lo raddoppiano, triplano. Chiaramente la Lega Pro sappiamo è un campionato agonistico, fatto tutto sulla velocità, ma non è questo... né un'ala e neanche un centrocampista, no, di un centrocampo a due, come hai detto tu è una mezzala classica, pura è lui una però... mezzala classica, uno che vede la porta, che ha dei tempi di inserimento importanti, che ha un gran tiro, che vede la porta, chiaramente il suo curriculum parla chiaro. Questo è un ragazzo che ha più di 100 partite in Serie A, ne ha diverse in Europa League, ha gare con la nazionale maggiore, che peraltro la nazionale che farà gli europei adesso, è un giocatore importante. Purtroppo con questa metodologia, con questo sistema di gioco, ha perso il treno per la nazionale, o non ha concorrenti in nazionale in quel ruolo? No, in quel ruolo invece non ha concorrenti, non ha concorrenti perché, ripeto, Balint, se vedete Balint, non dico contro la Lega Pro, ma neanche contro le squadre ungheresi, andate a vedere Balint in nazionale e contro l'Anji Mahachkala di Bamba, di Samuele Eto'o, di questi calciatori qui, o contro il Vojvodina, squadre con pagine vere, sì, invece è sempre stato un gigante lì in mezzo nel suo ruolo. Purtroppo quando un calciatore Alcibiade, invece faccio questo esempio qui, Alcibiade può giocare tutti e quattro i ruoli della difesa se giochi a quattro, sì, tutti e tre se giochi a tre, tutti e cinque se giochi a 5 a centrocampo o a 4 a 3, perché molto duttile come giocatore. È un calciatore polivalente, un calciatore che destro e sinistro è la stessa cosa, ha i tempi, ha l'intelligenza tattica, sa stare nel campo, può giocare in qualsiasi ruolo. Vecei non può giocare in qualsiasi ruolo, è un calciatore importante in un ruolo specifico.
Purtroppo negli altri è un giocatore normale se non mediocre, però nel suo è un giocatore eccelso, può essere un valore aggiunto. Chiaramente una squadra deve giocare con quel modulo, certo. Se non giochi con quel modulo fa bene Braglia a non farlo giocare. Parlando sempre di centrocampisti, se puoi dirci qualcosa di più, mi sembra che quest'estate pure a Lecce, oltre vabbè ad Alcibiade, è stato scartato un centrocampista, scartato è una parola grossa, cioè non valutato in maniera forse positiva da Antonio Asta, mi sembra un giocatore spagnolo, sempre che tu hai avuto all'Ombed. Sì, ho avuto la fortuna di averlo per qualche mese quando aveva rescisso in Grecia. Di chi stiamo parlando, che io non ho capito. E ora te lo dice il direttore. Stiamo parlando di Cristian Portiglia, sì, è un calciatore davvero importante. Ho sentito qualcuno ha detto un po' lento. Sì, effettivamente non è velocissimo. D'altronde se fosse stato anche veloce, invece di giocare con Racing Santander in Serie A in Spagna e sempre in Serie A in Grecia, avrebbe giocato con Real Madrid e con il Barcellona titolare, perché parliamo di un calciatore dai numeri pazzeschi. Quello che riesce a fare questo calciatore lo fanno in pochi. Chiaramente non è un giocatore del Real Madrid, ma è un giocatore da Sampdoria, da Bologna. Si diceva anche di Ledesma che era lento. Sì, poi ha fatto la sua carriera. No, non è velocissimo, ma non è lento Portiglia. Chiaramente forse in quel ruolo c'ha gente che è più veloce di lui. No, in Lega Pro non esiste un calciatore più veloce di lui, ma neanche in Serie B esiste un giocatore più veloce di lui attualmente in Italia. In Serie A, giocatori importanti con quelle caratteristiche, ci sono calciatori più veloci di lui. Hanno qualcosa in più. Però che è successo? Ma dato che non è un calciatore che deve fare la staffetta, è un calciatore che deve impostare, dare i tempi, dettare i passaggi e organizzare una squadra. Però purtroppo lui è un fenomeno in questo. Si sa che quest'anno non avrebbe giocato comunque. Perché... no, quest'anno Braglia, guarda. Perché, Braglia... no, perché? Perché Braglia penso sarebbe stato felicissimo. La coppia se di centrali che gioca adesso penso che sia inamovibile. Guarda, i due centrali che giocano adesso con Portiglia, vertice, sia basso che alto. Come gioca Braglia con Portiglia, magari Braglia l'avesse avuto, ti posso garantire che Braglia, che non è uno stupido, magari il Lecce oggi era c'aveva 2-3 punti in più. E qualche gol in più. Gioca di un'intelligenza tattica importante. No, ma riesce a smistare bene i palloni, è il classico playmaker davanti a difesa. Tienicelo in caldo che ce lo porti l'anno prossimo. Guarda, Portiglia verrebbe con piacere qui. È andato in India quest'anno, dopo l'Ombed, ha avuto un'offerta economica importante, ha accettato di andare, poi stava per diventare padre, nonostante anche lui sia giovanissimo, cioè 27 anni. Ha rescisso, mi sa che è finito, lì dura poco il campionato, non lo so. Sì, in India è finito, dopo l'Ombed l'ha vinto la squadra di Materazzi, sì, no? Sì, c'era sì, pure sì. Blasin, che ora sì, sta all'Ischia. Sì, 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 sì. In India è tornato dopo 2-3 mesi e poi chiaramente la finestra di mercato era chiusa, io ho cercato di farlo prendere a voi, l'allenatore che c'era prima non l'ha voluto. Quanti giocatori non ha voluto. È andato a dare una mano a Tommaso Rocchi al Tata Bagna in Ungheria e mi sa che proprio adesso hanno finito, perché finiscono prima, forse devono fare i playoff, play out, non lo so, non sto seguendo. E il ragazzo chiaramente ha sempre manifestato la volontà di venire a una piazza così importante, indipendentemente dalla categoria, perché insomma per un calciatore che ha sempre fatto la Serie A in Spagna, in Grecia e in Ungheria solo qualche mese, ha accettato nonostante tutto di venire in Lega Pro. Però poi posso chiederti di un intrigo di mercato, perché sei sempre, diciamo così, tra virgolette, stato coinvolto nel quanto riguarda il discorso di calciomercato con il Lecce. Facciamo un bel passo indietro. Sì. Gennaio dell'anno scorso, Maretta tra il Lecce e Miccoli. Sì. Si inserisce l'Ombed di Budapest del direttore Cordella. Che è successo? No, non si è inserito. Non si è mai inserito? Non si è inserito. Chiaramente l'amicizia mia con Fabrizio è di dominio pubblico. All'epoca, se vi ricordate, io stavo portando un
un altro numero 10 importante all'Honved. Del Piero? Che era Alessandro Del Piero. Ne parliamo dopo, raccontaci prima di piccoli, raccontaci prima di piccoli. E Fabrizio mi ha sempre detto, perché chiaramente trovandoci a cena scherzando, ho detto oh, non c'è voglia più, non ti diverti più e ti vuoi divertire di nuovo, queste sono state le parole mie e anche le sue, una maglia per te all'Honved ce l'ho. Dunque, in quel periodo che c'era questa maretta che ho detto prima te, Fabrizio ci siamo sentiti e mi ha detto se la maglia c'è io vengo. Dunque così, nessuno si è mai inserito. E poi? E poi mi sono dimesso. Ed è saltato tutto. E poi mi sono dimesso perché ormai non credevo più in quello che era il progetto Honved e ho deciso di andare via. E quindi si sarebbe potuta creare la coppia del Piero Niccoli? O uno era l'alternativa dell'altro? No, nessuno era l'alternativa di nessuno. Del Piero era già finita. Era già finita per altre ragioni. Ecco, con Del Piero com'è andata? Com'è andata? È andata che Alessandro voleva venire all'Honved. Con Stefano, suo fratello, e i suoi legali avevamo già fatto tutto. E purtroppo c'erano dei tempi da rispettare perché l'India premeva, gli avevano offerto e poi concretizzato un contratto come ambasciatore della Superliga indiana, chiaramente gli avevano dato un opt-out, se entro 24 ore non firmava lì si chiudeva tutto, noi non riuscivamo a produrre quelli che erano i documenti da loro richiesti in 24 ore ed è saltato solo per quello. Se fossimo stati capaci di fornire quello che c'era stato richiesto in 24 ore, che comunque noi l'avremmo fatto in 48 o 72 ore, e Del Piero avrebbe indossato la maglia dell'Honved. In caso di doppio colpo, no? La maglia di Puskas a chi spettava? Tra no. Del Piero e Miccoli? No, Miccoli non si è mai parlato di maglia di Puskas. Del Piero si è parlato di maglia di Puskas perché la famiglia voleva tra virgolette riesumare la maglia, no? E offrirla a un'altra leggenda del calcio ed erano onoratissimi. Chiaramente Alessandro, che è il numero uno in tutti i sensi, ha ringraziato la famiglia e ha detto no, la maglia di Puskas era sua, Puskas ce n'è stato uno e resterà la sua. Non avrebbe giocato con la maglia numero 10 ma avrebbe preso la numero 7. Come fare calcio in Ungheria, comunque in questi posti dove il calcio diciamo non viene considerato dagli italiani, dagli spagnoli, viene considerato un calcio un po' più blando. Stai dicendo un'esattezza, perché non è vero che non è considerato, è tanto considerato e club spagnoli, anche italiani, forse dagli addetti ai lavori, però no, no, magari non è considerata forse la Serie A da chi, non gli addetti ai lavori, da chi segue il calcio, però gli addetti ai lavori lo considerano tantissimo, tant'è vero che no, intendevo proprio questo. No, gli addetti ai lavori sono presentissimi. Sono, sì, come no? Sono presentissimi. Io parlavo magari dei tifosi che guardano chiaramente la Liga, guardano la Bundesliga, però... E come in Francia non considerano la Serie B e la Lega Pro italiana, e come in Inghilterra non considerano quella francese o quella tedesca, è uguale dappertutto, sì. È la stessa cosa. Che campionati sono questi? Ma sono Le pressioni sono diverse, chiaramente. Sono completamente diverse. Si può fare calcio bene, dal punto di vista giovanile stanno 30 anni più avanti di noi sotto tutti gli aspetti, purtroppo c'è da dire, no? Allora, l'Ungheria fino all'under 18 ha sempre fatto benissimo in tutte le competizioni, sia europee che mondiali. Ti dico di più, l'Honved under 16, l'Honved, la squadra dove io ho avuto la fortuna di essere il direttore per più di 4 anni, ha un settore giovanile che davvero fa invidia. Per dirti, qui in Italia non ce l'ha nemmeno il Milan, l'Inter e la Juve, per farti capire, un settore giovanile così organizzato come l'Honved. Noi abbiamo un'accademia con la scuola europea all'interno, i ragazzi studiano, vivono, mangiano. Mi fa piacere che dici ancora noi, perché forse lo senti ancora tu questo club. Quale, l'Honved? Sì. No, vabbè, chiaramente, sai, io... Hai lasciato un pezzo di cuore lì. Sì, indubbiamente. Ho avuto la fortuna di fare il direttore all'Honved con tanti risultati sportivi e economici raggiunti, perché l'Honved dopo 23 anni ha riconquistato l'Europa grazie al progetto
dico di noi italiani, perché io sono arrivato da solo, ho iniziato con la gente del posto, ho capito quello che bisognava fare e ho cercato piano piano di assemblare gli ungheresi con qualche italiano portato da me. Chiaramente i risultati mi hanno dato ragione, perché sono andato 2 anni di fila in Europa League. Abbiamo prodotto calciatori sia del settore giovanile che stranieri e venduto ogni anno con un budget ridicolo. Perché hai scelto di lasciare? Ho scelto di lasciare perché nel momento in cui noi eravamo alla 10ª giornata a 5 punti dall'Europa, considerando che io avevo il budget più basso dell'Ungheria ogni anno, tutti gli anni. Non vi dico con quanto facevo la squadra, però ti dico che Lecce spende 4 volte di più di quello che spendevo io. E pressioni particolari, politiche soprattutto. Avevo preso un allenatore importante, un'altra leggenda del calcio che si chiama Pietro Yerkovud. Poi ci racconti com'è Yerkovud da allenatore. Yerkovud è importante, ma dopo te lo racconto. Dopo. Prendo Pietro Yerkovud, porta il suo staff, viene Dario Di Donato, che è un tattico importante, è un tattico che ha sempre lavorato con Roberto Mancini. Nonostante i mezzi a disposizione, nonostante tra virgolette i miracoli che faceva il direttore sportivo dell'Omved, riusciamo a costruire un organico vero, cioè, con calciatori anche importanti, perché con Yerkovud siamo riusciti a portare un certo Yula Suleiman, un certo Candia Traoré della Costa d'Avorio, Kader Keita, Keita quello vero, Sì, sì. Keita quello vero, Portiglia, e con il gruppo già strutturato. Purtroppo i risultati non erano dalla nostra, nel senso che abbiamo perso 3 partite su 10, ne abbiamo vinte 3 e pareggiata 1, e perdiamo una partita a Debrecen 4-0, mazzata, dove io me ne accorgo di una cosa bruttissima, cioè quella che un allenatore che faceva parte del nostro staff ungherese fa una riunione con tutti gli ungheresi in squadra. Yerkovud è un allenatore particolare, è un allenatore che fa le cose per bene ed è una persona vera soprattutto, nessuno gli deve imporre niente. Chiaramente quando uno non scende a compromessi, ma non è che Pietro non scende a compromessi, Pietro è una persona che ci parli, se gli fai capire con cose reali che questa cosa non è giusta, lui ti ascolta e forse prende in considerazione, prende in considerazione, okay, e cambia strada, perché è una persona molto intelligente. Però se qualcuno inizia ad imporgli, no, il ragazzino deve giocare perché c'è il Bayer che lo prende, oppure quell'altro deve giocare perché è parente del politico, voi avete sbagliato persona, Pietro Yerkovud non lo farà mai. Cioè, tra virgolette, un ammutinamento, e non si sa come l'Omved, che non aveva mai preso più di un gol e mezzo, ne piglia 4 contro una squadra, chiaramente il Debrecen è una squadra forte, andatevi a vedere lo stadio, è tipo Juventus Stadium, costruito da poco, un budget vero, giocatori importanti. Il giorno dopo Yerkovud viene convocato in sede, esonerato. Nonostante la sconfitta eravamo a 5 punti dall'Europa. Tu lo sapevi? No. E questa è stata una delle ragioni per le quali... Che l'hai saputo da lui? No, io non sapevo che veniva esonerato. Sono andato anch'io quando è stato esonerato. C'è una riunione tecnica, come tutti i lunedì, come le facevo anche con Marco Rossi. A volte le facevo se ero presente, a volte il presidente le faceva da solo. In quella circostanza vengo convocato anch'io, e il presidente dice: guarda, ho deciso di mandarti via perché ho paura di retrocedere, sei a 5 punti dall'Europa alla 10ª giornata. Va bene, chiaramente è una scelta che io non condivido, non sottoscrivo l'accordo dove io do il benestare, perché nel momento in cui si decideva di mandare via qualcuno, io in qualità di direttore sportivo, l'allenatore o il tecnico, se si mandava via un calciatore, firmavamo un documento. Chiaramente io non lo sottoscrivo, non approvo, e da lì inizio a non approvare più
tante cose che accadevano all'Omved. Purtroppo in Ungheria, essendoci tanti soldi, perché ci sono tanti soldi per la formazione, la politica ti minaccia se non fai le cose che devi fare, ma ti minaccia realmente, dice: non ti aiuto più politicamente, non ti do più quelle sovvenzioni se non fai determinate cose. Purtroppo in Ungheria si parla di democrazia, ma secondo me la democrazia non esiste. E tanto è vero che marzo dell'anno scorso io resto, non mi dimetto, ma non mi dimetto parlando con Bjerkhout solo perché rispettavo tutti i ragazzi che avevo parlato, che avevo portato, avevo costruito un organico importante e non volevo tradire i calciatori. Sì. Dunque comunico alla società che a fine stagione sarei andato via e non mi dimetto. Il club, la proprietà, decide di prendere un allenatore ungherese e fa altre 10 partite. Sapete quanti punti abbiamo fatto in quelle 10 partite? 3, 4. 1. 1. Un pareggio e 9 sconfitte. A quel punto io ero in America, stavo facendo un corso di formazione ai direttori sportivi dell'America. Mi chiama il presidente e mi dice: sai, ho paura di retrocedere. Ah sì? Dobbiamo fare qualcosa. Sì, devi cacciare l'allenatore, perché con tutto il rispetto, ma un incapace, ma non lo dico io, lo dicono i risultati. Dice: sì, hai ragione, questo non capisce niente. Chi prendiamo? Devi richiamare Bjerkhout. Dice: no, ma sai, con Bjerkhout siamo in causa la FIFA. No, devi richiamare Bjerkhout, perché abbiamo una squadra importante. Io invito tutti quanti ad andare a vedere queste 10 partite dell'Omved. Se l'Omved avesse avuto, tolta l'ultima partita, 27 punti invece di 11, nessuno poteva dire niente. Guarda, vi dico che per 90 minuti siamo arrivati non in area, almeno 10 volte sulla linea di porta, pali, traverse, sotto i genitali di calcio, non si capisce quello che succedeva. Oh, sta palla non entrava, eppure avevamo due attaccanti, Yula e Traoré, che in due in Serie A avevano fatto 300 gol. Parlavamo di calciatori non di 40 anni, di 31-32 anni. Peraltro Yula all'Omved quella stagione ne ha fatti 20 tra campionato e coppa. Traoré tra campionato e coppa ne aveva fatti 5, poi è andato via Bjerkhout, se è andato pure lui, perché tanti calciatori avevano creduto al progetto, soprattutto anche per la presenza di Bjerkhout. Insomma, dice: no, Bjerkhout il presidente non lo voglio prendere. Bene, prendi Moriero. Sai, Moriero sì, mi piace, ma non lo prendo perché non parla la lingua. No, la lingua, mi ha rotto le scatole questa sera, la lingua del calcio è una, poi ci siamo noi che parliamo le lingue e che aiutiamo l'allenatore. No, allora devi richiamare Marco Rossi, che l'aveva cacciato l'anno prima, o meglio cacciato, Marco si è dimesso perché non condivideva nemmeno lui alcune cose del presidente. Quindi, insomma, alla fine non siete riusciti a trovare nessun tipo di accordo? No, troviamo l'accordo, dice: va bene, nonostante io non lo voglio perché non si è comportato bene con me, va bene, allora 3-3, chiamo Marco Rossi con Cosimo Inguscio, che è un altro salentino, torna anche lui, e chiaramente l'Omved, che era terz'ultimo, riesce a salvarsi, ma si è salvato a mani basse, perché il gruppo era un gruppo importante. Yula fa 4-5 con l'altri nel mercato invernale, prendo Elez dalla Lazio, prendo David Isassola dal Pumas, Juan Jesus dal Caracas, insomma prendo 2-3 giocatori, che gli altri, a Portiglia se n'era andato sempre per Bjerkhout, non voleva più stare, gli sistemo la squadra a Marco Rossi e si è salvato a mani basse. Non è che si è salvato, è arrivato a metà classifica e mancavano 7-8 giornate alla fine. Dunque, Pietro Bjerkhout è un allenatore importante. È un allenatore che peraltro io avevo pure proposto all'epoca, prima di Asta. È un calciatore, vedi, a Lecce, Braglia e Bjerkhout magari sono la stessa cosa, nel senso che Braglia è bravissimo, è riuscito a compattare un gruppo, a farsi sentire, cosa che magari un po' per inesperienza non è riuscito a fare Asta. Sì. A me Asta piaceva come giocava, le sue idee mi piacevano, però magari non riusciva a coordinare tutto come andava fatto
e purtroppo i risultati non sono arrivati per questo motivo. Ma progetti salentini? Sai, salentini, scusami, italiani tuori? Sì, io faccio il vino in Italia, a Copertino. Che non ci ha mai offerto, che Ah sì? Vittorio, non so se lo vedi fisicamente, è un buon gustaio, quindi quando ci sarà occasione, un bel bicchiere di vino. Indubbiamente, qualche cartone, perché qualche bicchiere? Io ti volevo chiedere una cosa. Sì. Ci racconti un poco Stefano Trinchiera, perché... diciamola tutta, inizio anno parecchi lo hanno visto male, ma viene dall'eccellenza, ma che esperienza ha, ma che cosa può capire, eccetera eccetera. Invece Stefano, il direttore, sta dimostrando veramente di saperci fare. Posso risponderti con un'altra domanda? Sì. Ma chi ha detto questo? Beh, la tifoseria all'inizio non è stata molto delicata con Trinchiera. Con tutto rispetto, i tifosi devono fare i tifosi, devono criticare, devono esaltare, però non si può mai entrare nel merito. Stefano Trinchiera è uno che mangia pane e pallone da quando è nato. Io e Stefano, lui ha un anno più di me, siamo cresciuti assieme, ma cresciuti... non cresciuti così, e ti parlo dall'asilo al Copertino Calcio, siamo cresciuti calcisticamente assieme, poi lui è andato a Lecce, io al Galatina, e con Stefano siamo stati in comitiva assieme da ragazzini, cioè, quindi Stefano, lo conosci alla perfezione, ma indubbiamente, cioè, Stefano vive nel calcio da sempre, in esperienza di cosa? Stefano ha sempre fatto Serie A un po' poca, perché chiaramente ha fatto una carriera come calciatore diversa, ma sta nel calcio professionistico da 25 anni. È stato sempre leader di ogni squadra. No, da 20... capitano a Terni, da ad Avellino, cioè, a Brindisi. Fa il professionista da 25 anni e questa è inesperienza? Bisogna chiedere ai tifosi. Moriero, quando è venuto in Costa d'Avorio, quante squadre aveva allenato? Moriero aveva allenato zero squadre quando si è in Costa d'Avorio. E tu sai l'Africa Sport cosa ha fatto? Ha vinto. Ha vinto non con lui alla fine, perché... E chi era il direttore sportivo lì all'Africa Sport? Io. Ah, hai ridotto. Perché devi sapere che è stato anche in Africa il direttore Cordella. E forse quella è stata un'esperienza pure a livello umano un po' particolare, o no? Ah, un'esperienza che ti segna sotto tutti i punti di vista. Diciamo, io ho iniziato proprio da zero, perché chiaramente la mia prima esperienza l'ho fatta nei professionisti in Costa d'Avorio con un altro club con una storia importante, forse il club più importante di tutto il continente africano, che è l'Africa Sport, che è chiamata la Vieux Dame, che in francese significa la vecchia signora, come la Juventus, il club più titolato dell'Africa, che viveva da 20 anni un periodo non bello, perché non riuscivano a vincere un campionato ormai da 20 anni. Siamo andati in Costa d'Avorio, dove Moriero non aveva mai allenato nessuno, fresco di master, dunque poteva allenare in Serie A, e siamo andati lì, io, Francesco Moriero, Mimmo Conte, Marco Petrucci inizialmente e Totò Nobile, perché all'epoca portammo Totò, perché Gigi Garcia, per problemi suoi familiari, non potete venire, dunque Moriero ripiegò sul Nobile e portammo Totò. Moriero fu esonerato, anche lì in una maniera bizzarra, mai vista una cosa del genere, fu esonerato a 7 giornate dalla fine. Per? Perché qualcuno aveva fatto capire al presidente che si poteva vincere il campionato senza pagare l'ingaggio di Moriero, che era un ingaggio importante. E sai com'era l'Africa Sport? Campionato? Quando è stato esonerato? Primo. E poi? Con qualche punto di vantaggio sulla seconda. E come è finito il campionato? È finito sempre con tra virgolette il mio progetto, con il mio staff, perché ha preso la panchina il secondo di Moriero, che nel frattempo era stato allontanato, e poi è spuntato in Costa d'Avorio non si sa come. Totò Nobile ha preso la squadra, anche con qualche difficoltà, comunque con 2 punti di vantaggio a fine campionato, 2 o 3, non di più. Peraltro c'è stato un periodo che abbiamo rischiato pure di perdere la vetta,
abbiamo vinto il campionato. Dico abbiamo perché, nonostante io non ero più tanto presente, o meglio andavo e venivo, perché quando Moriero fu esonerato contro anche la mia volontà, perché io mi sono arrabbiato molto per questa cosa, peraltro è stato esonerato, io non ero nemmeno presente. È stata una cosa un po' particolare, gli avevano proposto di fare l'uomo immagine, non doveva proprio essere esonerato, ci hanno fatto in modo che si dimettesse per poi non pagarlo. Una specie di pressione psicologica. Sì, è stato, stata una cosa un po' strana, un po' strana, ripeto, fossi stato io presente magari non fosse accaduto, perché mi sarei reso conto di quello che stava accadendo. Tu che hai girato molto il sì. mondo, chiaramente per lavoro, per il calcio, qual è in questo momento la terra che esprime meglio i suoi frutti? Cioè, dove si possono trovare calciatori giovani e di buone speranze e buone prospettive? In Colombia. Perché? Ci sono scuole... A parte che ci sono tantissime accademie importanti, hanno investito moltissimo sulla formazione, e poi è una nazione con quasi 60 milioni di abitanti, dunque un po' come l'Italia, e c'è fame, c'è tanta fame. E ci sono meno videogames, e i ragazzini si divertono con poco, si divertono come ci divertivamo noi 30 anni fa, con due pietre e un pallone in mezzo, noi l'asfalto o la terra, loro solo terra, e dunque ci sono tutti gli ingredienti, e poi ci sono talenti naturali. Per chiudere, Lecce Matera come finirà? 3-0. No, sto scherzando, magari nasce un'inchiesta qua. No, vabbè, diciamo, 3-1, 3-2. No, 3-0 per il Lecce. Il Lecce non piglia gol, la difesa è troppo forte. E poi ne abbiamo già parlato. E poi diciamocela tutta. Benevento e Lecce siamo allo stesso livello o no, secondo te? Ma è un'offesa per il Lecce, scusatemi. Mm. Ma e chi glielo va a dire a quelli di Benevento adesso? E io. Benevento non è all'altezza del Lecce, anzi il Lecce vi ha regalato qualche punto quest'anno. Bene, grazie Fabio. Chiudiamo, è stato così. Un piacere. Ciao ragazzi, buona giornata. Ciao, e ci vediamo prossimamente. Un abbraccio. Ciao. Ciao Fabio.